L'argomento Sì. dopo, prego, Anna. Un aspetto molto importante è quello del ragionare su come si diffonde l'informazione. Ora, le persone sono sempre state propense a credere alle bufale, a avere dei bias cognitivi, dei pregiudizi e quindi a seguire ciò che rinforza i nostri pregiudizi. Il problema è che le dinamiche di diffusione delle notizie, vere o false che siano, sui social network sono molto più veloci, molto più globali e questo crea degli effetti a livello di società. Abbiamo fatto un quiz chiedendo ai ragazzi quale pensavano fosse la notizia vera e facendoli ragionare su che cos'è che ci fa capire, quali sono i Individuare. segnali che ci fanno individuare le bufale dalle notizie reali. E abbiamo ragionato anche su come sia molto più semplice diffondere senza pensare. Lo riesce a far partire Forse anche? sì, Forse. aspetta. Di come Diciamo sia che molto più semplice diffondere senza pensare piuttosto che ragionare per capire se un'informazione può essere vera, se una notizia può essere vera o falsa. Il problema è che è molto più facile, molto più veloce, ma purtroppo anche molto più pericoloso diffondere le notizie senza fare una verifica. perché questo crea un meccanismo di viralità che Certo. altrimenti viene interrotto in maniera virtuosa. Esatto, se io sto. Perdo tempo, fra virgolette, a ragionare sarà vero o sarà falso, non pubblico niente. Se io invece rilancio una notizia che ha un impatto forte, emotivo, magari sull'etica, le nostre paure, questa notizia si diffonde, genera reazioni e viene ricondivisa tantissime volte. Il che è anche uno dei metodi oggi di far politica, tra l'altro, perché la diffusione di notizie montate ad arte, che trainano determinate, diciamo, masse di persone dalle ideologie simili, può portare e spostare quantità di voti molto grandi a fronte del nulla, perché le statistiche sono false in partenza. Quindi sono meccanismi che se uno Sì. conosce può riuscire in qualche modo a gestire e a combattere, ma se non le conosci è evidente che non lo puoi fare. Diventi È uno come strumento guidare l'auto, sì. inconsapevole, diventi uno strumento inconsapevole della diffusione di falsità, ma anche di odio e di violenza. E su questo E da qui. c'è, esatto, su questo c'è un progetto molto bello, molto, molto serio e molto utile, che si chiama Parole Ostili, che è un manifesto della comunicazione non ostile. È un progetto nato dalla riflessione di molti esperti di informazione e di comunicazione, che ha dato origine un anno fa più o meno a un manifesto della comunicazione non ostile in cui ci sono una serie di punti che tutti dovremmo tenere presenti, che le parole che usiamo ci rappresentano, che a volte se non siamo bene informati su un particolare tema, anche il silenzio è un'opzione Appunto, accettabile. è bellissimo, anche il silenzio comunica. Quando la scelta migliore è tacere, taccio. C'è qualcuno che dice non bisogna parlare sempre per forza, no? Eh Se non ho sì. niente di intelligente da dire o di consapevole da dire. Se non conosco l'argomento qui, mi dispiace, entro in una terminologia che viene utilizzata da parte politica, ma non è vero che uno vale uno. Se io capisco di sicurezza internet e te capisci di musica, io parlo di sicurezza internet e tu parli di musica. La mia opinione sulla musica non è uguale alla tua e viceversa.